Oh, giovani amici di Facebook, oggi facciamo l'unboxing e una super veloce recensione, come mio solito, del nuovo Google Chromecast, questa chiavetta HDMI barra streamer che serve fondamentalmente per fare o il mirroring da Android e similari, oppure che è poi il suo utilizzo migliore, per diciamo collegare velocemente e vedere velocemente in televisione quello che state controllando dal vostro smartphone, dal vostro computer o dal vostro tablet. Fondamentalmente quindi permette di selezionare su altri device quello che poi si vuole guardare in televisione. Super comodo, soprattutto per usi particolari come ad esempio, visto che siamo in tema questa settimana, il nuovo Netflix che è arrivato finalmente in Italia, sicuramente già lo sapete. Nella mia intervista a diciamo, il responsabile della piattaforma di Netflix, quando gli ho chiesto ma qual è il metodo migliore di guardare Netflix senza spendere troppo, lui mi ha risposto immediatamente Chromecast. È molto comodo perché sul vostro smartphone o tablet vi guardate tutto il catalogo di Netflix, no? Sfogliate, vedete un po' quale documentario o quale film guardare. Quando siete pronti, cliccate play e il tasto Chromecast, invece che andare in play sul tablet o sullo smartphone, automaticamente il tutto va in play sulla vostra bella televisione. Tra l'altro supporta chiaramente HDMI Chatch, come si chiama, e quindi diciamo il controllo attraverso il telecomando della TV, attraverso, scusate, la ripetizione, il cavo HDMI. Quindi in soldoni potete mettere in pausa e riprendere anche utilizzando il telecomando della TV, piuttosto che la TV cambi in automatico source quando sente che il Chromecast è attivo. Quindi un utilizzo classico è che avete la TV sintonizzata su Italia 1, per dire una cagata. Nel frattempo guardate il vostro bel catalogo Netflix sul tablet. Quando siete pronti, cliccate play sul tablet e la TV cambia source in automatico e automaticamente il Chromecast comincia a funzionare. Comunque, bando alle ciance, vediamo il box molto velocemente. È molto simile a quello del vecchio Chromecast, di cui poi vi dirò le differenze, che sono ben poche in realtà, a parte quelle evidentemente estetiche. E come si apre? Chiaramente qui fa riferimento un po' a tutti i servizi supportati, ma ce ne sono tantissimi altri. Non c'è ancora una Netflix qui perché probabilmente il packaging è vecchio. Chiaramente, i diversi, diciamo, le diverse caratteristiche tecniche principali, che comunque adesso vi vado a dire, ma non sono così fondamentali. Andiamo a aprire. Quindi si tira questo, immagino, molto semplicemente, tac, butto via questo. E questa roba qui gli rimane attorno, si è incollata, e poi si apre così ed ecco qua il Chromecast. Come vedete, rispetto alla versione precedente, che era una chiavetta unica HDMI con dietro l'alimentazione, perché va alimentato via micro USB, quindi si può usare un cavetto micro USB e magari collegarlo alla TV se avete una porta USB alimentata, oppure all'alimentatore insieme. Adesso lo vediamo subito. In ogni caso è fornito anche sia un cavo micro USB e relativo alimentatore. Di questi ne avrete in casa comunque mille, però uno in più non fa male, è anche fatto abbastanza bene perché c'è il suo strappino per tenerlo arrotolato. Io a casa l'ho sostituito con un cavo più corto, di quelli da 30 cm, che sono più comodi perché lo collego direttamente a una porta libera della TV senza dover andare alla spina. Se non avete questa possibilità, comunque dentro alla scatola del Chromecast è provvista anche questa opzione, diciamo così. E fondamentalmente nella scatola non c'è nient'altro, non vorrei sbagliarmi, ma no, non c'è null'altro. Le istruzioni sono super semplici, c'è questa guida introduttiva qui, ma è veramente inutile anche guardarla. Come vi dicevo, semplicemente da dentro alle app che supportano Chromecast, che sia il vostro tablet, il vostro smartphone o anche il vostro computer, perché per esempio Chrome supporta Chromecast.
Se il Chromecast e il device di cui stiamo parlando sono sulla stessa rete Wi-Fi, vi vedrete comparire una icona Chromecast che una volta cliccata vi chiede: ok, dove vuoi streamare quello che stai guardando? Sul Chromecast che è collegato alla mia TV. Questo si collega via HDMI. La comodità di questo modello nuovo da un punto di vista del design è che appunto il cavo ha un cavo HDMI e quindi molto stretto, invece prima era una intera chiavetta unica che terminava con la presa maschio HDMI, e per certe prese, per certe TV in cui le prese HDMI sono molto vicine, si faceva un po' fatica ad infilare. In questo caso invece rimane penvolante, per intenderci, voi lo collegate alla TV, questo rimane penvolante e dalla parte apposta, se si vede, sì, c'è la porta micro USB invece che lo alimenta, quindi andrete a collegare questo alla TV e dalla parte opposta alla micro USB che termina o, ripeto, su una porta libera USB alimentata dalla vostra TV o alla presa grazie all'alimentatore fornito. Niente, fondamentalmente questo è il nuovo Chromecast, come lo vedete, ha un'estetica più particolare, qui è magnetico per cui si può riporre in comodità. Quali sono le novità rispetto al modello vecchio? Questo nuovo supporta anche le reti Wi-Fi a 5 GHz, che probabilmente il vostro router non supporta, per cui vi cambia ben poco, e anche se le supportasse in realtà nell'uso day by day, veramente la differenza, almeno nelle prove che ho fatto io, non si notano. Supporta anche questa nuova fantomatica funzione che si chiama Fast Play. Come funziona? Semplicemente il Chromecast cerca di fare un preload di contenuti prima che voi li mandiate, diciamo, al Chromecast. Quindi, diciamo, l'app si accorge di cosa state guardando in quel momento dentro al vostro smartphone o il vostro tablet, e comincia già a mandare queste informazioni al Chromecast prima ancora che voi, diciamo, clicchiate sul fantomatico tasto Cast. Questa è anche una funzione che io non sono riuscito ad apprezzare, nel senso che non noto veramente differenze. Non so se è perché semplicemente non va o perché, insomma, in condizioni normali cambia veramente poco. L'ultima cosa, ha un processore dual core al suo interno invece che single core, che dovrebbe aiutare un po' di più, soprattutto sul mirroring, che è, diciamo, quell'attività più intensa per il processore interno di questo aggeggino, però anche lì non ho notato veramente nessuna differenza. Quindi, in soldoni, se avete già il vecchio Chromecast, di questo ve ne fate ben poco, se non comprarlo perché costa poco e vi piace. Se vedete il vecchio Chromecast in super offerta, magari, non so, 20 euro, eccetera, cioè a molto meno di questo, assolutamente compratevi il vecchio, sono soldi risparmiati. Se non avete ancora un Chromecast, assolutamente compratevi questo nuovo, ovviamente, che costa 39 euro, quindi molto poco. Per ora l'ho visto solamente sullo store di Google, la spedizione è gratuita, quindi 39 euro netti, diciamo così, lo store di Google Online, Play Devices. Arriverà senz'altro anche su Amazon a brevissimo e sugli altri store, intendo, come era il vecchio. L'acquisto è super consigliato se non ne avevate uno e se volete guardare servizi di streaming o simili, o fare mirroring o fare altre operazioni che sono molto comode e diciamo utili sulla vostra TV di casa, trasformandola in una pseudo smart TV senza dover cambiare TV. Questi 40 euro sono assolutamente spesi benissimo. Quindi consigliato, e ci vediamo al prossimo unboxing. Se vi è piaciuto il video, fate like e sharate ai vostri amici e fate conoscere questo Chromecast. Ciao amici.